Iniziamo il riscaldamento con i famosi push-up, cioè i piegamenti sulle braccia. Iniziamo con le ginocchia a terra, mani più larghe delle spalle, all'altezza delle spalle. Prendo aria, scendo, sfioro il pavimento con il petto, butto fuori l'aria e risalgo, ok? I gomiti restano più o meno con un angolo di 45 gradi, quindi non sto completamente largo ma nemmeno troppo vicino al corpo. Non devo stare con le spalle incassate, non devo spingere in avanti le spalle, ma spalle basse, scapole chiuse e quindi spalle indietro. Faccio le massime ripetizioni possibili e da qui capisco come fare poi le altre tre serie. Se sono riuscito a fare almeno 15 ripetizioni, allora le altre tre serie le farò con le ginocchia sollevate. Quindi andrò a fare tre serie, anche in questo caso massime ripetizioni possibili per ogni serie e 40 secondi di recupero tra una e l'altra. Se ho superato le 15 ripetizioni posso trovare ginocchia sollevate, ok? Prendo aria, sfioro il pavimento, butto fuori l'aria, distendo le braccia. Dopo questo primo esercizio riposo 40 secondi, 1 minuto e vado a fare le croci a terra, due serie, anche in questo caso massime ripetizioni, con un carico che possono essere dei manubri, anche leggeri, o anche delle bottiglie d'acqua. Schiena a terra, gambe piegate, porto i pesi sopra il viso, anche in questo caso le spalle restano basse, le scapole chiuse, apro e prendo aria, sfioro il pavimento, butto fuori l'aria e chiudo. Movimento molto lento, più ampio possibile. Quando chiudo non arrivo a toccare perché perdo tensione, ma mi fermo più o meno alla larghezza delle spalle. In questo caso sono due serie dalle massime ripetizioni.